Benvenuti ragazzi su Canale PG Passione Games, nuovo episodio targato Carriera Allenatore. Mister Allegria si gioca la stagione in queste due partite, in questo episodio, ragazzi. Quindi mettetevi a ceccia, guardate fino in fondo questo video perché oltre al match contro Newcastle che appunto c'è circa 11 punti, anzi senza circa, ha 11 punti più del QPR, ma soprattutto dopo questo match ci sarà la finale di FA Cup, quindi la nostra, diciamo, finale, l'obiettivo che ci eravamo posti, diciamo, da qualche episodio a questa parte, come unico obiettivo stagionale del QPR rimasto. È vero che comunque noi non eravamo certamente quelli che dovevamo vincere il campionato, questo tutti lo sapevamo, anche in virtù della, diciamo, della stagione precedente, dove di fatto il Leeds ci ha superato in classifica, noi siamo arrivati secondi e siamo riusciti comunque a passare di categoria. Però quest'anno un campionato senza fame e senza lode, da, diciamo, così, matricola, ci siamo sempre posizionati a metà classifica. Abbiamo raggiunto con ampia, diciamo, anticipo quella che è la salvezza, ma ci siamo posti l'obiettivo di andare più avanti possibile in una coppa. E questa coppa è stata la coppa, la FA Cup, ma insomma, poi alla fine noi ci abbiamo provato su tutte. Allora, in questa partita contro Newcastle, io direi di cambiare un po' le carte in tavola. Nel senso, facciamo riposare i giocatori più forti in maniera tale che nel match dopo, e poi facciamo degli allenamenti. Allora, gestione della squadra. Allora, subito io direi Cook. Metterei, decidiamo chi potrebbe essere la coppia di difesa. Allora, mentre Gubitz ha preso un po' possesso del ruolo, però io direi di mettere Fox e Cook, magari lo mettiamo in Fox che è un po' arrabbiato, perché non ha più giocato oggettivamente, però quindi lo facciamo tornare in campionato e lo facciamo mettere in coppia con Gubitz che, ripeto, è una scoperta. Poi, per quanto riguarda Carrido, mettiamo Ayala al suo posto, anche se è un mediano, ma insomma, lo stiamo facendo allenare, ci vorrà la vita un uomo. Castrovilli lo facciamo riposare e mettiamo Dotzel al suo posto. Poi, per quanto i Milley lo facciamo riposare, davanti al posto di Armstrong mettiamo Aboubakar, non ci va più. Ok, poi al posto di Ben Yedder, che comunque ce lo portiamo in panchina. Anzi, no, mettiamolo in tribuna, così al posto di lui io metterei un altro attaccante, ci metterei Richards. Quindi Richards che non è un attaccante, ma l'occorrenza può fare. Poi Black Taylor lo lasciamo in panchina, anzi no, Black Taylor facciamo riposare Willock. Così mettiamo anche Black Taylor. Quindi Richards, la novità, insieme a Ayala, ritorno squadra di Fox. Questa è la squadra con la quale affronteremo il Newcastle. Newcastle che vi ho detto prima. Poi portiamoci qualche giocatore anche dalla panchina. Noi abbiamo 3, 4 portieri: Mahoney, Acosta e Burkhalter. Ragazzi, noi abbiamo una squadra tutta di portieri che tra le altre cose non giocano. Quindi ci abbiamo noi. Mettiamo Aurara, boh, diciamo, e lo mettiamo qui. Anche lui è forma fisica, morale, molto scontento perché non gioca mai, ma facciamolo giocare, dai, è un CDC anche lui, è un CC, facciamolo giocare, visto che è Donze lo facciamo riposare, quindi la squadra è veramente rimareggiata, o perlomeno per scelta, ovviamente, del mister, ci andiamo a giocare il match contro una. No, no, a nulla, cosa se esci? Andiamo, giochiamola, ci andiamo a giocare contro il Newcastle. Allora, come sempre, andiamoci a vedere il Newcastle con chi gioca, quali sono gli acquisti. Acquisti importanti di Newcastle perché praticamente è in cima o comunque sta a lotta. Allora, Correa alla punta, poi c'ha Gordon a sinistra, Almiron a destra, Rabiot dalla Juventus, grande acquisto. Poi il capitano è Hayden, poi c'ha Calabria, non c'è ovviamente l'ex milanista per squalifica, poi porta Neuer, veramente, e poi Mendy dal Real Madrid, ma in panchina appunto vice di Neuer è Pope, poi Isak che fa vice di Correa, Robertson che è vice di Mendy, e poi cioè, ragazzi, questa
Edwards, anche lui è un altro giocatore importante, grande squadra, grande, grande squadra, e però non è riuscita a fare grandi cose. Tant'è vero che in ultime 5 partite, vedete, ha fatto solo una vittoria, a cui sono seguite due sconfitte e due pareggi, e ha perso un po' di terreno. Comunque è quinta e sta lottando per un posto in Europa. Idea tattica, il Newcastle United cerca sempre di pressare alta per conquistare la palla nella tre quarti avversaria, scaltra e veloce, prova a sfruttare le transizioni per crearsi occasioni della rete non appena recupera il possesso. Quindi il giocatore chiave è Correa, che è un punteros. Allora ragazzi, io ho messo una squadra un po' così, rimaneggiata, ma per volontà, con Richards che appunto ci sono due giocatori molto scontenti. Abbiamo appunto Aurà, che non ha mai giocato, e capisco, quindi lo scopriamo oggi. Potrebbe che sia anche un giocatore su cui puntarci magari più avanti, e Richards, che non è un punteros ma è un trequartista puro. Aboubakar l'abbiamo svegliato dal suo sonno e l'abbiamo rimesso in campo. Giochiamo la partita. Non abbiamo portato degli attaccanti, ragazzi, lui deve giocare anche se c'ha stamina zero. Molti tifosi, questa è una Quindi partita che vale siamo l'intera in stagione. È un trasferta inutile che al si James possano Park, St. perdere. James Si lavora su Park posti del tecnici, ma anche sui Terreno, casa, giocatori. Si terreno e lavora sulla casa gestione del dei Newcastle. giocatori. Allora, ragazzi, questo Giocatori video in lo campo, troverete entrambe appunto le condiviso squadre. sicuramente sul gruppo di Giocatori Facebook, a in cui campo, riferimento al entrambe canale, le ovvero squadre. Poco largo per di AFC Vinicius, Community sta Italia, il cercando vecchio la FIFA palla Community Italia, vecchio, insomma, Vinicius. che ha sostituito. E Se siete poi curiosi di vediamo sapere cosa se lo pensa di condivido Vinicius, anche su altri potete gruppi seguirlo che su trattano Twitter, la carriera. squadre pronte a darsi battaglia Ovviamente dentro non ho e fuori del visto campo. Tutti gli le ingredienti maglie e sono giochiamo con due oggi, ci maglie sono molto tutti, simili, Vinicius bravo, sembra davvero un faccione. bel Vabbè, mezzo. comunque, Mettetelo dai, vediamo un attimino in come questa partita panchina qui ci e serve a noi per allenarsi, con ma molto Pellegrino, il pressante. commento del match. Amici appassionati di calcio inglese, non perdetevi questo match di Anche Premier perché, League. ovviamente, Sfida per l'amor incrociata del cielo, noi si punta verso la partita di dopo, Wisp però Rangers. non si può L'ultimo piede, neanche poi magari l'ultimo piede prendere che arriva dei sulla porta. gol, eh. Cioè, nel A due senso, non minuti si per la può magari. sostituzione. Ma te pensa cosa può arrivare Eh in no. pensione per il calcio? Portiere, mamma mia, dicevo, Te la è guardiamo vero con che una il certa Newcastle sta sofferenza puntando a un posto in Europa, noi il campionato ci siamo, come ecco la dire, formazione siamo che troppo sostituisce lontani da una Gerson. posizione in Conduce Europa. Manuel Neuer. Rabiot insieme a Heidegger in mezzo al Vai, campo. vai, vai, palla. E in avanti si affidano Spiace all'estero per i anche il terzini. Correa. Questo è l'11 della squadra ospite. Ah, Squadra di casa che Black si presenta a Taylor. questa sfida come quella che ha concesso meno reti fin qui in campionato. Padroni di casa che al Tanto appunto sono momento sono molto l'unico curioso. inter, Metici, Pier. È la squadra che subisce meno gol di tutta la competizione. Partita molto È chiaro combattuta, che loro sono prendi gol, forti, eh. vincere diventa Per noi è un in allenamento, anche se. Adio, mondo per i possibili eccolo il primo vantaggi. gol di loro. 1-0, gol di Rabiot, l'ex Juventino. Non ha cambiato maglia, ma non ha cambiato la maglia a strisce. No, non ha fatto lui, l'ha fatto. Non l'ho visto chi l'ha fatto. L'esterno molto bene. 1-0 per il Newcastle. Purtroppo Questo è il gol si più vedeva, loro difficile. restano molto Avete alti. sostituito Vediamo sulla un po'. Sì, non sostituzione, è optato Rabiot. per la potenza. È Gordon, Gordon, dovrebbe essere Gordon. 1-0 per il Newcastle. Quello qui. Anthony Gordon, un giocatore di cui si parla veramente un gran bene. Un giocatore che gioca tuttora nel Hanno aperto le Newcastle. marcature con questo gol. Quindi, 1-0. voi come sapete, siamo alla seconda stagione. Quindi sarebbe quella che segue quella successiva a quella di ora, ma si Chissà chi fa queste volesse dare. cazzate. Black Taylor veramente fuori, fuori diciamo dalla, almeno adesso, fuori dal. Correa. Addio. Lo salva di netto. Può far male da lì. Mamma mia, Traguardo. questo Chi è Gordon. Gordo può dare 2-0 dopo 20 minuti. l'assistenza. Brutto, brutta, brutto. Doppietta di Gordon, ma noi veramente fermi, fermi. Forse il mister E ha vediamo chi è il gol. azzerato troppo Balotelli la dentro squadra, porta. È venuto ha fuori dal azzardato pallone. troppo. Palla Vedi, sul campo. Il grande, portiere grande non Gordon, veramente. riusciva a Anche sostituirlo. nell'offline, Il gioco è scusate, cambiato. io sbaglio Tutto sempre. verde per il Nell'online 2-0. mi sembra Gordon costa una valanga di vaini. Che veloce. Bravo, con calma. Grande intervento in Non questo c'è momento. proprio. No, mamma mia, che è Pellegrini farà stato. fallo laterale. L'abbiamo preso come un allenamento questa, per la partita dopo, ma poi si rischia di prendere una vagata di gol. Oh, no, ma Cucchiaio. cosa fa? Scelto il tocco sotto, palla di poco largo. Sottotono, Buona palla idea.
No, Dozen no, ragazzi. Pal non ce la fa più, non ce la fa più. Non abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato tutti, ci abbiamo meno tutti. Black Taylor, dai. Per lui oggi con questa squadra alla vigilia, alla domanda se pensava di superare così tanto, si è fatto una bella risata. I giocatori per forza non li hanno mai fatti giocare, mister Allegria. Sorridioli. Sotto, sotto. Bravo, Fox. Mister, ci sono anch'io. Vai, Black. Mamma mia, c'è Sassi oggi. Ehi. Squadra decisamente so, li va via. Su, vai Black. No, Richards. E lui deve. Capisci? Ehi, porca, eravamo arrivati vicini. Finito il primo tempo, ragazzi, veramente il primo tempo da pesci in faccia, veramente da gatti fradici nel muso, veramente una cosa, loro surclassati, ci hanno surclassato in tutto e per tutto il campo. Poi grande squadra, ovviamente, il ripeto, loro vengono da, sono reduci da quattro partite un po' così, torneranno quindi alla vittoria contro un cupiere che però purtroppo non gioca. Mise si è corso a ripari, addio. No, non ci siamo. Gubin, bravo. Per sventare la minaccia. Vai Smith, bravo. Vai Abu. Inglese che tornerà live su EATV. Vai in porta. Newcastle e Brentford. Occasionissima per Abubakar. Smith, Armstrong, no. Asserviamoli. Allora? C'è l'errore. No, pezzo proprio. Mamma mia. Possesso recuperato in zona pericolosa. Sotto, che loro sono un po' calati. Sono calati. Peccato. Non abbiamo sfruttato. Joelinton. No, oh. Ecco Rabiot. No. Buono il pallone tra le linee. Mamma mia, era uscito il portiere, ma recupera il pallone il portiere salvato poco fa dai pali. Ha corso un bel rischio, non sarebbe mai potuto arrivare alla conclusione. Garrido, anzi no, Ayala, Garrido è in panca. Può andare uno contro uno col portiere. No, cosa ha sbagliato Abubakar? Non ci credo, quello era un gol fa. E va bene Abubakar. Ok, che ti ho svegliato all'improvviso, ma insomma. Quello era un gol, da. In altri momenti avrebbe segnato. Vabbè, comunque siamo in partita, un po' meglio rispetto al primo tempo. Sotto. Io non me la perdo di sicuro. Aio. Occhio a Correa. 3-0. Brutta prestazione. Giusto risultato. Gol anche di Correa, ragazzi. Correa se lo lasci davanti alla porta e non sbaglia come Abubakar. Non sbaglia come Abubakar. Ti preoccupa questa forma fisica. C'è tutto in questo tiro. C'è un gol al King Power Stadium. Sì, sentiamo. Seconda rete della partita per l'Aston Villa. Vai Smith. Punteggio che ora è sul 2-1 al 74esimo. Grazie per la giornata. L'altro si fa gol per conto suo. Si fa gol per conto suo. Meno male, dai. Diciamo che si è un po' ammorbidito. Ci ha creduto fino in fondo. Ma non hai fatto gol te, Smith. Hai fatto gol per conto loro. Vabbè, dai. Abbiamo sbagliato un'area. Guarda là. Boom. Ha tirato, poi. È veramente. Cioè, però non dà gol a Smith. Autogol, infatti. Lui ha risultato. Il gol non è di Smith. Però ci ha creduto. Quindi magari bello. Addio, ora va un po'. Si libera spazio. Via. Vada per l'altro. Dal portiere ha messo il pallone fuori. Era una chance importante, andava sfruttata in maniera diversa. No, mamma mia. Occhio qui. Mamma mia, che è stato. Veramente è così, ragazzi. Il mister dovrà prenderli 1-1. Le riserve veramente ha fatto schifo. Forza Ciccio, vai Black, non ti sei visto. Terzo gol per l'Aston Villa,
risultato che li vede avanti 3-1. Siamo al minuto 82. Grazie dunque per l'aggiornamento. Boh. Ancora 3 minuti. Hanno surclassato un tutto e per tutto. Io la vedo dura, molto dura. Mamma mia, ci ha salvato, vai. Forza ragazzi, dai, è finita. L'ha visto lì come corre. Mamma mia. Babba, bruttissima prestazione. Solo un errore di loro. Ma anche noi abbiamo sbagliato. Potevamo addirittura segnare, sul 2-1 si poteva anche accorciare. E poi magari facendo il gol come ha fatto Smith, comunque ha creato la situazione, ci poteva essere l'occasione. Però ragazzi, brutta prestazione, brutta. Mamma mia. Ok, tanto noi, ripeto, per il campionato, però se si gioca così in Coppa se ne pigliano 300. Eccola qui, Premier League. Come Premier League? Oh, non era, credevo che fosse la partita. No, scusate ragazzi, scusate. Ho visto Manchester City, credevo che fosse la partita di Coppa e invece è il campionato di... è il campionato. Porca miseria, scusatemi, perdonatemi. Credevo che fosse la partita di Coppa. 3 maggio, probabilmente più avanti la partita di Coppa. Ha offerto per il trasferimento di Cook. Allora, guarda del Preston. Sei interessato a Cook per nome? No. Cook non va via, rifiuta l'offerta. Anche perché abbiamo rifiutato averla 850.000 euro. E si deve... Poi il Preston. Ovvero che Cook è quasi alla fine, però. Ragazzi, qui abbiamo fare un attimino la strategia di squadra, perché qui. No, allora, innanzitutto programma di allenamento. Tutti gli allenamenti vanno fatti perché tutta la squadra. Tutti. Quindi cambia programma. Allora, applica programma a tutti. Applica a tutti. Ok. Applica a sostituti e riserve. Ok. Ok. E poi applica a tutti i giocatori. Facciamo un po' di allenamento. E adesso ritorniamo con la squadra. La idea tattica no, la rosa. Ritorniamo a giocare con la formazione titolare. Allora, qui dei soddisfatti, sono tutti sfatti. Richards, via, torna nelle retrovie. Mi dispiace, Ciccio. Sei riposato, Begliede, Abubakar, in che stato. Poi Dune, a posto di Gubitz, mi si chiama lui, Gubitz. Fox, però in panchina, ci rimane. Abubakar non ce la fa più, Milley, poi qui Milley al posto di Ayala e Castrovilli. Qui ragazzi, Pal e Capozzo non ce la fanno più, Black Taylor non ce la fa più, hanno dato tutto. E chi si fa già? E qui ragazzi, non so chi fa gioia. Attaccante sinistro, ma non si è allenato. Black Taylor mettiamolo in panchina. Cook, mettiamolo in panca anche lui, a posto di Gibbs. E poi qui non ci abbiamo nient'altro. Lui può giocare solo esterno, Asa. Ragazzi, ci abbiamo delle problematiche. Allora, moduli. Ah, ok, 50 standard, va bene. Ok. Abbiamo delle problematiche, vediamo un attimino perché per noi no, scusami, Allora, io credevo, perdonate, credevo che fosse. Infatti ho debuttato dicendo che è l'episodio della verità, invece no. Siamo al 3 di maggio, oggettivamente siamo quasi alla fine del campionato. Ma vedete, quando si gioca, perché per curiosità, la FA Cup si gioca, non c'è scritto quando. No, c'è scritto quando. Il 31, quindi c'è un mese ragazzi, vieni, c'è un mese, peccato perché, vabbè, giochiamo contro il City, così cominciamo un po' a scoprire la relazione per partita, probabilmente fra qualche partita. Allora, questa è la squadra, Kovacic, trequartista Kovacic, poi Hakimi, va bene, Ederson, Bernardo Silva in panchina, Rodrigo in panchina, Balde che viene dal Barcellona, Tedic
cos'è, croato, mi sembra, te dici, sei croato. Poi c'è Sergio Gomez, anche lui molto bravo, che è il capitano, quindi è una bella squadra. Romney, da non confondere con Romney, idea tattica. Allora, sempre per stare alta, per ricusare palla nella tre quarti avversari, scalto e veloce, prova a sfruttare le transizioni, giocatori offensivi, non c'è Alan, boh, ragazzi, strana questa via. No, fa vedere nelle ultime 5 partite, bah, un pareggio, ecco perché hanno un po' perso colpi, è un pareggio l'ultima, una vittoria, 3 pareggi e una vittoria, però non perdono, però non perdono. Il perno davanti è Alan, che è il pericolosissimo giocatore. Vediamo un po', ok, perfetto, le maglie stavolta ci si vede, e ragazzi, ora noi torniamo con la formazione titolare, speriamo di non fare una figuretta come quella di prima, Prima veramente brutta partita, non abbiamo creato nulla, abbiamo visto che il mister ha sconvolto un po' l'attacco, ma perché credeva di giocare contro il Manchester City in finale, quindi diciamo, dai, diamo al mister la, come dire, la scusa, ok, si gioca poi a terreno pesantissimo, i giocatori non riusciranno a finire, terzini sicuramente non riusciranno a finire di giocare, un'altra cosa, vedi? In campo Manchester City e Queen's Park Rangers. Forse sotto, ragazzi, sotto. Ma non so se i nostri amici a casa la sentono. Riescono a sentire il calore. Guarda, terreno super pesante sugli spalti. Ora affidiamoci allo spettacolo, quello del campo. E l'acqua si schizza proprio. Aio! Non c'è neanche cosa. Questo è lo schieramento di Manchester City. Sotto Alan. Grealish. Io continuo ad avanzare. Bravissimo Dune. Bravissimo qui. Questo è lo schieramento. Vai Armstrong. Il gigante è buono. Bravo. Da solo. Vai gigante buono. Wow, cosa ha preso Anderson? Che errore del gigante buono. Che errore. Peccato, ragazzi. Era solo davanti al portiere, un bello 1-2 con Bay Edwards. No. Bella partita. Questa è un po' meglio rispetto a quelli di prima. Loro forti, loro, si vede lontano un miglio. Poi lui è più veloce dei nostri due difensori, sono statici. Boiata. Poi abbiamo i terzini che non corrono più. Perché si devono riposare. Non ci abbiamo rincarsi. Bravo. Vai Costrovilli. Vai Armstrong. Può appoggiarla. Vai patta. Non è fallo. Il Queen's Park No, non si parla. Arresto subita nell'ultima gara contro il Newcastle. Quali sono le tue sensazioni? Hanno perso 3-1 nell'ultimo mezzo. Bravissimo, però il portiere c'era. Bella partita. Qui il mister del City. E chiaramente si studiano anche per la, diciamo, futura finale, Sotto Kovacic, tutti chiusi. Palla per Holland. E Matteo, non ci tocca più palla. Non ci tocca palla. Sotto portiere. Terreno scivoloso. Il dato sui tiri conferma le difficoltà delle due squadre nel rendersi pericolose. Poche, davvero poche le occasioni degne di nota fin qui, lo 0-0 è la logica conseguenza. Bravo, poi palla. Che è qui che stenta ancora a decollare. No, peccato, si è girato. Sotto, non ci capisce nulla. Vai. No, ma che errori fa? Ma che errori fa? Sono due rigori in movimento. Ha sbagliato anche questo. Porca miseria, potevamo essere avanti. Chi è che ce la fa? Palla, per forza, non ce la fa più. Io ve l'ho detto, che errore. Ma come si fa a sbagliare così? Non posso nemmeno mettere Bubacar, perché quello lì è sfatto. Poi mi chiede l'integrazione. Ci sarà un minuto di recupero. Anzi, no, mi chiede a me. L'ha visto più veloce. Rientra, niente boiata, rientra. Porca miseria. Aio! Bravo portiere, bravo Nicolas.
Primo tempo, ragazzi, diciamo alla pari, contro i colossi del City, campione del mondo, squadra più forte del mondo, forse sì, certamente in Europa è una delle più forti, nel mondo non lo so, ma ovviamente poi c'hanno questo bombolone davanti, che ma noi cosa abbiamo sbagliato con Armstrong, potevamo essere sul 2-0 e nessuno diceva nulla, clamoroso, vabbè. Tanto però la squadra si è riposata, si vede, eh? Poi giochiamo in un terreno veramente impervido. Bravo Smith! Ragazzi, è preso, Il Brighton, punteggio che ora è sul 2-0 al minuto 47. Occhio al pallone per il possibile... Ma vaffancuffia, vai! Gaetano Castrovilli. Ma dove vanno? Dove volevano andare? Premier League protagonista nel prossimo turno con questa sfida. Ci sarà da dire. No, che errore! Manchester City e Manchester United. Pietra. Vedo davvero loro, sono due squadre che giocano un calcio vero. Che derby, Manchester United. Sono sicuro che ci divertiremo. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite. Andiamo a sentire lo studio. L'arbitro ha concesso il penalty ai padroni di casa. Grande. In rete. Ha scelto un angolo il portiere. Vai, vai Castrovilli. Dai che il terreno è tuo. Al minuto 55. Vai, un'altra volta, rigore in movimento. La farò? Oh, 1-0, si sta vincendo in casa del City, 1-0, Armstrong, Dio buono, se sbagliavi anche questo era il terzo, era il terzo errore clamoroso, guarda, come corre, tutto sì, attenzione, se si bagna tutto, 1-0, meritato, meritato, perché loro tanti giochettini, ma poi meritato, meritato, 1-0 per noi, grande Armstrong, il gigante Sinclair, al 61esimo, bene, 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 bene. Adè. Che fatica, che fatica. Partita che ricomincia col City in svantaggio adesso. Non c'è rischio dell'arbitro, vantaggio per il City. Tutto. Perdonami ancora per prima. Confermiamo la notizia del gol del Brighton. Si sono portati sul 2-0. Bruciano avanti, vai bene. Vai porta. Di velocità. No, guarda lì, si poteva fare 2-0 e se era a posto. Ottimo contrasto. No. A metri a disposizione. La respinta di Ederson non è finita. Dio benedetto. Ma quanti errori fa? Ragazzi, troppi errori. Troppi errori, troppi errori. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Quanti errori di Armstrong. Ecco il prossimo incontro che gli appassionati potranno seguire in diretta sempre qui su EA TV. Due squadre che sono garanzia di gol e di spettacolo, che sono tutti i presupposti per non annoiarci. Attorcigliato. Attenzione, ci sono novità, andiamo a sentire all'Amex Stadium. Terzo gol. Una volta che poi 1-0 solo. Risultato che li vede avanti 3-1 al minuto 75. Perfetto, grazie. Aiuto, no, ti ha superato in velocità. No. No, no. 1-1 all'ottantesimo. 1-1 Bernardo Silva. Ragazzi, abbiamo sbagliato troppo. Abbiamo sbagliato troppo. E ci hanno punito. E capace era così bello. Grazie Armstrong, si è mangiato 18 gol. Ora mi comincia a avere paura, vedi? Davvero di una lunga cavalcata. Con calma, Ben. Vai da te. Grande uno contro uno. Avanza la c'è nessuno. Potrebbe chiudere i giochi. C'è l'errore, palla regata. Porca miseria. Prigio. È fuori gioco, si alza la bandierina. Mille, non ce la fa più, mai continuiamo. Peccato ragazzi, abbiamo fallito i tre punti perché tanto non... Rodrigo entra in campo per rinforzare la mediana. Ha visto appunto il mister del Pitti, una squadra... Risultato che torna in perfetto equilibrio. 2-2, quando siamo all'87esimo. Perfetto, grazie. Tackle vicente. Forza, forza Willock. Dai che siamo tre. Attenzione. Niente, via. Finita 1-1, ragazzi. Peccato. Peccato perché abbiamo giocato meglio della
degli avversari e non siamo riusciti a concretizzare le svariate occasioni. Però ragazzi, contro il City, l'1-1 è un ottimo risultato, è un ottimo risultato. Ora ovviamente vedi lui, ovviamente il City con questo, diciamo, mezzo passo falso sta giocando con i cugini dello United. Ora vediamo la classifica, si sta giocando appunto il campionato, però 1-1, ad Armstrong risponde Silva, Bernardo Silva, dopo 20 minuti, ma 20 minuti in cui noi potevamo segnare tranquillamente altri due gol, sempre con il gigante buono che ha sbagliato una valanga. Prestazioni, il gigante buono 8-7, ma anche troppo, perché ha sbagliato una valanga. Poi Dune, difensore che è tornato titolare e ha giocato anche Boiati, ha giocato molto bene. Beyeder non si è mai visto, però ha fatto solo prestazioni di supporto. Intanto vediamo Liverpool che vince, anche lo United ha perso, quindi andiamoci un po' a vedere la classifica. Allora, noi siamo sempre lì, abbiamo, diciamo, due punti in due partite, un punto solo, ma siamo sempre all'undicesimo posto, insomma abbondantemente undicesimi rispetto al Leicester, e in fondo il 28 punti, vabbè, noi guardiamo sempre un occhio, ma abbiamo 19 punti dal Brentford, che è l'ultima squadra in zona, diciamo, che sarebbe ad oggi retrocessa. In testa invece c'è il Manchester United con 73 punti, ma il City ha una partita in meno, quindi loro, il Liverpool, e però in terza posizione. Attenzione, in terza posizione, per noi questa cosa è importante. Perché? Perché, vabbè, diciamo che un posto, loro devono rimanere, diciamo il City deve rimanere in zona Champions, per il semplice motivo che altrimenti si rischia, noi, qualora si dovesse perdere la Coppa, di non qualificarci in Europa, perché chi vince la FA Cup va a fare la Europa League. Ovviamente se la vince il Manchester City, il quale magari alla fine della stagione si qualifica per la competizione superiore, cioè la Champions, in automatico, in teoria, non ci dovrebbe essere lo scalare di una posizione, ma l'altra finalista dovrebbe essere qualificata. Almeno nella realtà è così, non so se nel gioco sarà così. Noi ovviamente cercheremo di vincere, così la prossima stagione Mister Allegria, se rimarrà, giocherà una competizione europea, oppure se dovrà essere, diciamo addio, lascerà il QPR in Europa, quindi l'ha preso in Serie B e lo porterà in Europa, in Europa minore ovviamente, nell'Europa League, non nella Champions, ma insomma, comunque, visto come è andata la stagione, essendo primaiolo fra virgolette in Premier, quindi una matricola è più che buona. Ragazzi, io direi di chiudere qui questo episodio. La prossima partita la giochiamo contro il Crystal Palace, un'altra storica squadra inglese, che però appunto fortune alterne. E come sempre ragazzi, questo video, come vi ho detto prima, la condivido sicuramente nel gruppo Facebook dedicato diciamo al mondo FC, che è gestito dal Faccione, cioè da PG Passione Games, quindi i AFC Community Italia. Video se lo girerò anche su altri gruppi, se voi appunto vi fa piacere giratelo anche voi e condividetelo. Io vi saluto, vi do appuntamento con la carriera di Mister Allegria martedì prossimo alle ore 10 come sempre. Domani invece torniamo nel mondo di Hogwarts, continuando la storia principale. Vi saluto, vi do appuntamento alle prossime, ciao belli.